UFC Parigi alle porte. E visto il successo dei pronostici per Noci di FC, ne ho azzeccati 3 su 11. Perché non riprovarci? Ah, per chi non mi conoscesse, io sono Francesco MMA e mi occuperò della parte giornalistica di Italian Fight Magazine. Partiamo direttamente dai prospect che vi avevo consigliato nello scorso video. Quindi, se ve lo siete perso, dovete recuperarlo per forza. Bolaji Yogi contro Chris Duncan. Siamo a 70 kg, nei pesi leggeri. Lo scozzese personalmente non mi convince. È molto caotico e sembra non avere per niente le idee chiare. Al contrario, il belga è molto più preciso e soprattutto completo, sia in piedi che a terra. Qui vado con The Zulu Warrior e dico sottomissione. A seguire un altro test durissimo per Jacqueline Cavalcanti, che se la dovrà vedere con la protetta di casa Nora Cornoglie. Su quest'ultima non conosciamo tanto. Sappiamo che viene dalla Muay Thai ed ha un ottimo background nello striking. UFC ha 2 vittorie, di cui l'ultima molto convincente. La portoghese è la favorita in questo match ed ha molte aspettative sulle spalle. Mi sono appena andato a rivedere i highlights della Cornoglie e ho cambiato completamente opinione. Adesso penso che andrò proprio con la francese. Il grappling della Cavalcanti è buono, ma secondo me non avrà effetto. È arrivata l'ora dei giganti. Omar Sy contro Dawon Jung, 93 kg, pesi massimi leggeri. È praticamente un match già scritto in favore del fighter francese per esaltarlo davanti al suo pubblico. Tralasciando l'imbattibilità di Umar, i record contano fino a una certa, ma Jung è tipo con tre quarti del corpo fuori dall'UFC. Ha 3 sconfitte consecutive, di cui 2 per finalizzazione, e non vince da tipo 3 anni. L'esito qui lo lascio decidere a voi, dico solo Umar Sy, poi aggiungerci round e metodo. Rimanendo nei massimi leggeri, abbiamo un dentro e fuori per la promotion. Yonku Delaba contro il croato Ivan Erslan. Ragazzi, mi duole veramente tanto dirlo, ma purtroppo Kudelaba rimarrà agli FC. L'Hulk brasiliano ha un avversario alla portata davanti. Lo spegnerà con un KO al primo round, salvando così la sua carriera. Passiamo alla main card, ma rimaniamo in un altro, fuori o dentro per la UFC. Fares Ziam contro Matt Frevola. Qui ho già spoilerato il mio pronostico lunedì e lo confermo al 100%. Secondo me Fares ha un mento troppo debole. Questo sarà il suo ultimo incontro. Non ci saranno sorprese, ve lo assicuro. Morgan Charrier contro Gabriel Miranda. L'avversario del debutto di Manolo Zecchini arriva a questo incontro dopo la ladrata nell'ultimo match. Il brasiliano, invece, dopo essere stato smashato da Benoît Saint-Denis all'esordio, arriva a questo match con una vittoria tranquilla per sottomissione contro Shea Yang. Beh, che vi devo dire? Il tifo per un francese non lo farò mai, però il pronostico glielo possiamo pure dare. Dico Morgan Charrier per TKO al secondo round. William Gomis contro Joe Anderson Brito, ve lo faccio velocissimo, anche perché sarà il match più corto della card. Dico il brasiliano per KO addirittura entro il primo minuto e mezzo, ovviamente del primo round, me la sento caldissima. Come in event della serata, dove ipoteticamente ci sarebbe dovuto essere Marvin Vittori. Nassourdine Imavov contro Brandon Allen. Sarò anche pesante e ripetitivo, ma non mi spiego come facciano a stare così in alto nel ranking. Comunque, secondo me sarà un match che verrà disputato interamente a terra. Io tifo Allen, ma una sua vittoria è tutt'altro che scontata, soprattutto dopo l'ultimo match visto con Chris Curtis. Buoni tutti che ne ho saltato uno. Kevin Giussette contro Brian Battle. Mamma mia quanto rosicavo. Il mio fight of the night assicurato che verrà portato a casa dopo una battaglia intensa da 3 round dall'americano e vincitore del TUF Brian Battle. Adesso possiamo concludere con il main event. Renato Moicano, che ho scoperto oggi non essere il suo vero cognome ma bensì un soprannome, contro il generale francese Benoît Saint-Denis. Con quale faccia posso dare Moicano come vincitore? No, vabbè, fammi far serio. Il brasiliano viene da 3 vittorie consecutive, più una nel grappling, di cui l'ultima UFC 300, in una prestazione da zombie puro contro Jalin Turner. Saint-Denis, invece, dalla sconfitta pesantissima con Dustin Poirier per KO nella title eliminator ad UFC 299. Personalmente tifo Moicano, sia perché è stra divertente e sia perché come fighter non mi dispiace. Però, se devo dare un pronostico razionale e serio, vedo una copia del match con Rafael Fiziev, in cui il brasiliano ha accusato pesantemente lo striking dell'avversario. Quindi, detto questo, vado con Benoît Saint-Denis per TKO al primo massimo secondo round. Allora ragazzuoli, questi erano i miei pronostici per UFC Parigi. Adesso, come minimo, aspetto i vostri nei commenti. Da Francesco MMA è tutto, però prima di salutarci vi lascio il trailer sulle FM Special di questo sabato in onore di Adal Namagov, l'unico fighter che è stato in grado di battere niente meno che Jon Jones. Ci avete presente quella storia degli appassionati di calcio sul Ronaldo quello vero? Cioè la diatriba su chi sia il vero Ronaldo al netto di talento e soddisfazioni sportive tra il longevo Cristiano e l'istantaneo fenomeno. Ecco, qui abbiamo lo stesso spunto tra il famoso Borz, ovvero il lupo ceceno che attualmente è personificato in Kamzat Chimaev, e il meno famoso Borz, il primo lupo ceceno Adlan Amagov, che il re stesso di questo sport, Jon Jones, ha definito il fighter russo più forte dopo Khabib. Uno dei più grandi talenti inespressi dell'MMA, che una volta commise il sacrilegio di abbattere un dio della guerra.